perché ritiene che le buone idee e un grandissimo lavoro di squadra possono creare un'occasione di divertimento e di svago per tutta la nostra comunità. Spero che ognuno di voi trovi il modo per passare qualche ora in allegria. Gli amanti del liscio troveranno nell'Alfabinodromo il consueto nostro programma. Per i giovani ci sarà l'imbarazzo della scelta tra i compressi rock, blues, la magia e varie dimostrazioni di ballo, hip hop, zumba e quant'altro. Particolarmente a cuore ci stanno i bimbi e a loro abbiamo dedicato i pomeriggi di lunedì e martedì con la festa del bambino. E per tutti il nostro famoso stand gastronomico con le delizie dello chef Alcide Candiotto. Non vi svelerò le novità, ma vi assicuro saranno molte e gustose e vi invito a scoprirle assieme a noi sera dopo sera. Naturalmente anche quest'anno non mancherà il magnifico spettacolo pirotecnico di chiusura. Voglio ringraziare ora tutti i consiglieri, tutti gli amici della Proloco che anche quest'anno hanno accettato questa grande sfida, contribuendo alla realizzazione del progetto con capacità e solerzia. Ringrazio l'amministrazione comunale per la competenza e la disponibilità. Le forze dell'ordine, mi dispiace che mancano i carabinieri, ma hanno avuto dei problemi. I vigili, Walter Marcato, il comandante, la protezione civile, il professor Vittorio Caracuta e le associazioni paesane. Voglio ringraziare di cuore tutte quelle persone che, alcune da tempo, altre in questi giorni mettono a disposizione il loro tempo e la loro abilità per svolgere i numerosi servizi necessari al buon fine di questo evento. Un ringraziamento particolare lo rivolgo ai nostri sponsor, che in un momento molto difficile per il nostro paese e per l'Italia, comunque ci sostengono con entusiasmo e partecipazione. Grazie a tutti voi. Ringrazio infine tutti voi che siete frequentatori e affezionati della nostra manifestazione e con la vostra importante presenza nei 10 giorni di sagra siete il carburante per questa simpatica macchina di festa ed allegria nel cuore del Santo di Loreto. Vi ringrazio e vi auguro buona sagra. Ringrazio il Presidente per l'invito, ringrazio il Sindaco per la sua amministrazione, ma siccome è caldo io vi chiedo solo, insieme, un grande applauso per i ragazzi che stanno lavorando dietro con tutti noi. Un applauso e buona serata a tutti. Grazie. La sagra di Sorocco è una tradizione. È una tradizione vera che sfida i tempi, sfida il caldo, sfida la crisi e ogni anno puntualmente siamo qui. Anche quest'anno ci siamo. Il ringraziamento, ovvio, l'abbiamo già detto, il Presidente, a tutti coloro che stanno lavorando, ai tantissimi volontari della Proloco, ai tantissimi collaboratori delle altre associazioni che rendono vivo questo appuntamento. Sappiamo tutti che il momento è difficile, è un momento particolarmente difficile e assieme dobbiamo uscire. La Proloco sta facendo il suo, l'amministrazione il proprio lavoro, dobbiamo tutti quanti farlo guardando sempre all'altro e facendo tesoro di quello di nuovo che il nostro paese sta proponendo e malgrado tutto questo paese sta proponendo tantissime cose positive, sta a noi riconoscere, sta a noi valorizzarle, sta a noi anche apprezzarlo. Quindi un grazie di cuore a tutti quanti e complimenti. Grazie.
signore e signori, questa sera abbiamo pensato che era giusto e doveroso da parte della Proloco di Lorenza ricordare un amico che da qualche anno non è più con noi a darci una mano, ma comunque è sempre i nostri cuori. E chiamo Bruno Salvalaio, all'amico socio Bruno Salvalaio, con fraterna stima per la disponibilità costante e laboriosa dedicata all'associazione negli oltre 50 anni di servizio, in cui ha contribuito a far nascere iniziative di significato rilievo sociale. Dal direttivo della Proloco un grazie a Bruno Salvalaio. Questa sera, visto che la Proloco premia un amico, il leone della Regione Veneto, spero possa accompagnare gli anni e la passione del lavoro fatto dal nostro Salvalaio. Grazie a te.